Dopo diversi incontri con i sindacati, la ASL di Teramo ha annunciato che sarà direttamente l'azienda sanitaria a pagare i lavoratori che si occupano della manutenzione degli ospedali teramani. E questo lo sviluppo della vicenda dopo l'incontro sindacale che si è tenuto nei giorni scorsi nell'azienda sanitaria per una valutazione complessiva della gestione dell'appalto manutenzioni, in particolare in riferimento al pagamento delle competenze di fine rapporto degli ex dipendenti della ditta Modus. Nel mese di luglio il CNS, il consorzio nazionale che si è aggiudicato l'appalto, ha estromesso dallo stesso la Modus, contestando problemi di carattere societario e finanziario, sostituendola con la cooperativa Ravennate Kineo. Finalmente la ASL si è fatta carico del problema dei lavoratori dell'appalto degli ospedali e quindi ci ha detto ufficialmente all'incontro che abbiamo fatto qualche settimana fa che qualora il CNS, il consorzio che ha in mano l'appalto e che fino ad oggi si era surrogata a Modus, la ditta uscita i primi di luglio, qualora il CNS non pagasse ad inizio agosto, comunque sarebbe la ASL a pagare direttamente i lavoratori, dando insomma una risposta a quello che è un problema che sta diventando pesante. Un problema che comunque voi avevate denunciato tempo fa perché questi sono lavoratori che lavorano in maniera molto attiva all'interno degli ospedali. Sì, l'abbiamo ribadito anche al tavolo di incontro, sono anni che denunciamo come FIOM la situazione che c'era nell'appalto dell'ospedale, ma fino ad oggi non c'era stata nessuna risposta né dal CNS né dalla ASL. Iniziano ad arrivare finalmente qualcuno inizia a farsi carico di questo problema, per cui abbiamo ribadito che comunque non è solo un problema dei lavoratori, ma un problema anche del livello del servizio sanitario, perché una buona manutenzione consente di avere una buona sanità e quindi anche una buona risposta ai problemi dei cittadini.